frontale, doppio attacco con doppia parata, controllo, colpo di percussione, leva posteriore, accompagnamento, ribaltamento a terra, leva articolare al braccio. E vediamo in velocità. Attacco complesso, come vedrete, due attacchi consecutivi bloccati e controllati, leva posteriore, controllo a terra. Abbiamo ancora un attacco frontale, presa al seno, potrebbe essere un caso di molestia anche, una microleva al polso costringe l'atterramento all'aggressore che poi viene fatto rialzare in leva di trasporto controllata con controllo della testa onde evitare eventuali testate. Rivediamo. Abbiamo ora sempre un attacco frontale, con presa al bavero, colpo di percussione, rottura della presa, in leva articolare posteriore, presa della testa e controllo da dietro. Rivediamo. Come vedete, a volte le tecniche sono estremamente semplici ma molto molto efficaci. Costringono all'atterramento l'aggressore e ne consentono il controllo. Vediamo ora un attacco portato da dietro al collo, l'attore esce dalla presa e ribalta immediatamente la situazione esercitando una leva articolare spalla gomito polso con immobilizzazione a terra. Rivediamo. Come si chiamano queste tecniche? Che tecniche hanno? La strada. Sì, loro li utilizzano, però